E si comincia, ragazzi. La parte divertente arriva ora. Okay. I'm here. Hey! I made it! Sono qui, amore. Yeah, you can come up. Tutto benissimo. You do know you have the walkie-talkie, right? Hai ragione, amore, anch'io, perché non ci ho pensato? You can come up. Just go ahead. I need to find something in my backpack. I bet you want a nap. Secondo me vuoi dormire ancora, bastarda. Very well. You can catch up, I guess. The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Facciamo così, amore. La prossima volta le vacanze le scelgo io. Magari, che ne so, facciamo Toscana, Sardegna, Sicilia. No, siamo andati a finire nella foresta amazzonica. Cioè, giaguari, anaconde, ragni. Tutto ciò che la fauna ha da offrirci, il meglio della fauna, e tu hai deciso di venire proprio qui, considerando che siamo già stati su un'isola in una foresta piena di cannibali e anche qui non si scherza, perché che qua non è che mancano. Che poi c'è una miriade di pappagalli che hanno una modalità di volo che sembrano più dei cacciatorpedinieri più che altro, ma vabbè. Se non si è ancora capito, ragazzi, siamo su Grinnell, finalmente uscito anche per PlayStation 4. Questo è il primissimo episodio italiano PlayStation 4, quindi mi raccomando, condivisioni, like. Penso che uscirà qualcosa di veramente interessante, dato che è uno spettacolo. Molti di voi già lo conosceranno, alcuni di voi non lo conosceranno, ma vi assicuro che questo gioco è veramente fantastico. Che poi anche qui è un po' simile a The Forest, perché... Lasciamo stare l'ambientazione che è paludosa, vabbè, siamo nella foresta amazzonica, però anche qui ci sono delle tribù e robe varie, avremo modo di scoprirlo ovviamente insieme, sempre che i pappagalli non mi arrivino dentro al muso. Ora, senza che stiamo qui a guardare la mia dolce metà, che se ne sta in posizione strategica per controllare la sua barca, noi continuiamo la nostra avventura, dovremo proseguire e trovare un accampamento, quindi dobbiamo andare di qua, immagino di sì. Andiamo un po' a cazzo, eh. Sblocca nuovo dialogo. Vabbè, sblocca nuovo palla. Ah. Oh, have you tied down the boat? Sì. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Io no. Yeah, I feel you. Yeah, the place is beautiful. Still. Still, we can't forget what we came here for in the first place. I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahuaca village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm, mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Ok, quindi a quanto pare... Madonna, io so già che mi metterò nei casini. Cioè, io sono qui per parlare, perché mia moglie deve parlare con delle tribù, perché lasciale stare, loro vivono bene qui da sole, no, dobbiamo venire noi a rompere le palle, so già che andrò nei casini, rischierò la vita per te. Dove devo andare? Qui? È un posto tra l'altro è un posto meraviglioso, sì, da vedere, sì, sì, da starci non tanto, perché, cioè, ma che roba, è un posto meraviglioso. Mi sveglio la mattina, mi passa un taxi del genere davanti. Sinceramente, l'iguana non è che... Vabbè. Va bene! Dai che sia il villaggio... Sì, l'accampamento, no? Il villaggio sia questo? Penso proprio di sì. Ok, ho trovato la tent. È tutto bene? Il camp sembra impressive. Hanno messo una tent per noi. Sembra che tutto è pronto. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfect.
Ma quante lingue parlano una lingua sola? Mi stai confondendo. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Carino, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Amore, messa così mi si alza il macete, stai Hun, get attenta. the campfire started, please. E non mi fai entrare, quello è il brutto. Hun, get Guarda, the campfire started, please. preferisce farmi accendere il fuoco piuttosto che farmi entrare, grazie. Allora, nota. Cosa c'è da notare? Capibara e armadillo. Ok, va bene. Armadilli sono sottovalutati, ragazzi, perché non sono animali pericolosi, però portano solo malattie tipo la lebbra, cose varie, niente di particolare. Ok, qui abbiamo le tribù. Ok, vivono nell'interno dell'Amazzonia. Gli Abiwaka si chiamano. Ok. È una tribù scomparsa, va bene. Qui non toccare le rane, perché anche le rane, che sono tanto belle e carine, sono letali. Ok, la tribù nascosta, va bene. Ok, allora nostra moglie, questa è la mascherina delle tribù, magari, vabbè. Ci abbiamo anche i pannelli solari qui, uff, bello. Però una cosa che mi interessa di più è il macete. Oh, posso anche correre adesso, grazie. Allora, nostra moglie vuole che accendiamo un fuoco. Scegli un punto in cui accendere il fuoco. Ok, Liana, tieni premuto per prendere. Mia Liana. D'accordo, ci fa sempre bene, iniziamo subito a prendere la roba. Quello che vorrei capire è taccuino, eccolo qua. Mappa, ok. Che bello il nostro inventario, possiamo anche spostarci più o meno mentre facciamo le azioni. Ok, qui abbiamo la pietra. Questa è la parte esterna, abbiamo la corda. I due macetti possiamo tenere fino a 4 armi. E la manina cosa? Vabbè. Fuoco. Questo cos'è? Ah, forse ci va la legna qui. Quindi iniziamo subito a disboscare mezza foresta amazzonica. Calmi, calmi. Prendiamo bastone, 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 bastone. Ok, la liana, tieni premuto, bastone, recupera. Ok. E se faccio così? Ah, ok. Un tronco. Il tronco è tronco. Se io lo colpisco diventa un bastone lungo. Se io lo ricolpisco, tavola da fuoco. Va bene. Se io lo ricolpisco, diventa un bastoncino. Per fare un bastoncino ci vuole un bastone. Per fare il bastone ci vuole il tronco. Vabbè, noi prendiamo tutto. Poi qualcuno mi dirà come si fa a fare il fuoco, dove lo trovo, ok. Tanto legna ne abbiamo a sufficienza. Ok, dovrebbe bastarmi. Qui cosa c'è? Nido di uccello. Nido di uccello, va bene. Piuma, prendi. Prendiamo anche il nido. Beh, sicuramente serve, se è qui davanti servirà sicuramente. Lo facciamo qui, guarda, sembra fatto apposta. Ok, produci. Allora, inserisci, inserisci. È un po' come sì, un Honey, po'. I Cosa c'è? can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porter's left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Sto parlando con un fantasma. Dato che non hai i walkie-talkie in mano e non stai guardando se ci sono le borse. E ok, dovremmo esserci. Ne abbiamo presi 10, così ne abbiamo anche un po' per i cavolacci nostri. Inserisci, inserisci. Ok. Looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when
I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Te l'ho detto. Not the best start of the expedition. La cosa più importante non l'abbiamo presa. Andiamo sul taccuino. Tavola per fuoco, bastone corto. Ok, dovremmo avere perché di sì. Crea. Allora, tavola per fuoco. E la mettiamo qui. Ok, crea. Trapano a mano. Ok, ce l'abbiamo fatta. Crea. Need to find something dry. Usa un utensile e combustibile per accendere il fuoco. Ah, ok. Adesso ho capito. E questo? Inserisci? Ah! Ce l'ho fatta! Madonna, hai delle mani da anziana proprio. Accendi! Oh mia! The fire is burning. Coming. Give me a minute. Ce l'ho fatta! Oh, una normalissima giornata di pioggia. Madonna, io sono già sporco ancora prima di arrivare nell'Amazzonia, ero messo così. Ispezione della tenda. La cosa bella di questo gioco, ragazzi, è che come vedete adesso il torrente è bello pieno e possiamo anche bere. Tanto è pulita. Il torrente adesso è bello pieno, mentre poco fa il torrente era quasi a secco. E la cosa appunto bella è che durante la pioggia i torrenti, i corsi di fiume comunque, si vanno a riempire. In caso invece di lunghe giornate di caldo, i torrenti andranno a asciugarsi. Quindi dovremo stare attenti e controllare anche che appunto di avere sempre l'acqua a disposizione vicino a casa. Allora, dobbiamo chiamare Mia. 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 Hello. Mia. Hey, sleepyhead. Finally up. Aspetta che vado sotto perché sennò. Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know, I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Recupera un regalo dal tavolo. Ah, l'orologio! Grazie, amore! Lei watch, che brava che sei stata. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Controlla l'orologio. Tieni premuto R1 per consultare l'orologio. Bellissimo. Ok, qui abbiamo le varie statistiche, quale energia, cibo, acqua e cose varie. Carboidrati, mi manca la carne, sapessi, me ne manca di roba. Ok, grazie mille amore. Cerca qualcosa di nutriente nella tenda. Beh, direi, prendi la barretta. Prendo tutto prima che... So già che succederà qualcosa. Rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? And, as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Bah! Bah, Xena. Fa attenzione. Just be careful, please. I will. But
to live like them. We can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Ok, la pianta di tabacco. Dirigiti a nord e trova una pianta di tabacco. Madonna! Devi per forza fumare adesso? A nord? Dov'è il nord? Ah, scusa, è vero. Io ho il nuovo iWatch, però non mi dice... Ah, ok. Grazie! Fantastico, che regalo bellissimo, amore. Così so anche se sto morendo o no. Ma chi non vorrebbe un orologio così? Vabbè, dirigiti a nord e trova una pianta di tabacco. Così, nord, andiamo un po' a cazzo, mi immagino. Oh, guarda, c'è una salita qui. Arrampicati. Forza e coraggio. Dai che è basso, non è che devi fare chissà che roba. Madonna, quanto sei mongolo. Mia. I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. 10 metri? Are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. 10 metri, cioè, non so che razza di calcoli fai, ma se no che saranno 4-5 metri. Vabbè, lasciamo perdere. Esamina il tuo corpo. Allora, dov'è esamina? Ispeziona? Ecco, guarda che bello! Seleziona arto. Balle tuo corpo, leghia Macarena? Macarena! Ok, il danno è qui. A quanto vedo. Ruota. Ruota, R2. Posso anche... Ok. Chiama Mia. Mia, ho un buco nel braccio. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? Figurati se mi ricordo. No. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings. And is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. Vedi, tutto per una foglia di tabacco. Portarti via le sigarette, facevi prima. Ed eri a posto. Allora, fasciatura. Foglie di molineria. Le sue lunghe foglie sono ideali per creare fasciature. Va bene. Effetti peggiori alle condizioni generali. Cosa effetti? Ah, macro elementi, ok. Taglia la molineria per raccogliere le foglie. Beh, sarà una cosa semplicissima trovare delle foglie qui. Gialle? Considerando che tutto è giallo e verde. Verdognolo. Molineria? Molineria? È questa? Boh. Beh, penso di sì. Dov'è il mio macete, scusate? Scusa, il mio macete. Ok. Ok, ce l'ho fatta, ho preso la molineria. Mi è data di culo. Aspetta che prendo sempre la liana. Taccuino, allora. Vediamo di creare sta molineria. Espandi, raccogli, crea. Crea foglia di molineria. Vediamo un po', crea una fasciatura. Fascia la ferita, ok. Per usare una fasciatura apri selezione diagnosi e lo zaino. Allora, diagnosi io non ce l'ho. Magari l'ispezione, zaino. Ah, guarda. Però è un bel casino, eh. Non è mica tanto semplice sto gioco. Zaino, ah, ok. Inserisci. Lo chiamavano braccio di foglia. Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? Not much. Good.
Madonna, giorno 32. Come in. Jake. I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia. Se la stanno mangiando, Mia. What the hell's going on over there? Trova Mia. L'ho già trovata. Mi è bastato fare 5 metri fuori dalla tenda. Te l'ho detto di andare in Toscana. E si comincia, ragazzi. La parte divertente arriva ora. Niente, è svenuto a un centimetro dal telefono, dal walkie-talkie. Madonna, che luce. Ok. Mia. A posto? Mia? Ma io mi faccio casa qui, ma guarda che spettacolo. È un angolo di paradiso, ma già vedo mura che partono da quella roccia e vanno su quella, e là sopra, non lo so, una casa sull'acqua. Bellissimo sto posto, davvero potrei già farmi la casa qui. Allora, taccuino, 25 cose da guardare. Dov'è Mia? Mi ha chiamato un villaggio indiano. Di cosa aveva paura? Da cosa stava scappando? È il 33° giorno della spedizione, il mio taccuino è zuppo d'acqua, non ho provvisto, Mia non risponde. Il meglio. Trova aiuto. Niente di che. Adesso si inizia a fare sul serio. Grazie al cielo, nonostante tutte le botte, ci siamo curati. Quindi la nostra vita è al massimo. E vediamo che cosa c'ha da dire qui. Ho avuto un accidente. I don't know what happened. Please, help. Help me. Over. Oh god. Ok. Beh, me l'aspettavo. Ragazzi, io direi di fermarci qui con questo episodio. Inizieremo adesso a fare sul serio. Ci saranno malattie, animali, cannibali, rinoceronti, tutto c'è in questo gioco. Quindi mi raccomando, ragazzi, come sempre, lasciate un bel like, condividete e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci si vede per il prossimo episodio, sempre che non sia morto nel frattempo. Ciao a tutti!